Scusa, dimmi. Io devo fare ripetuto, non è che posso stare presso a te. Vai. Cioè, o spingi, o spingi, o se no per cortesia. Che mi allenare, non è che posso giocare. Prendevo lo spazio. Bene carissimi, partenza in un posto abbastanza strano per voi, una zona artigianale del mio paese, dove ci stiamo riscaldando, io, Davide e Ignazio, prima di una salita nota qui come la salita delle quattro strade, cioè una salita che va dal mio paese Villafranca fino all'incrocio di Colli Sarrizzo, e da lì si può scendere sia a Messina che proseguire fino a 1100 metri svoltando a destra, che non farsi un po' di dorsale e uscire nella zona più orientale della Sicilia. È una salita di 9,8 km e Davide oggi voleva provare il tempo perché non ha nessun riferimento là, quindi ci stiamo riscaldando poco sotto in tondo. Questa zona è l'ex Pirelli a Villafranca. Qui un bel po' di anni fa, in quei capannoni, costruivano le gomme per le moto, per le auto, e parlando con alcuni progettisti della zona, qui sono sviluppate a volte anche delle macchine che poi sono state distribuite in tutto il mondo nella catena Pirelli. Poi chiaramente il mercato si è globalizzato e quindi il sud, per quanto competitivo, non era più competitivo col Far East, quindi con Cina, Thailandia, Taiwan, e quindi questa zona è stata, diciamo, abbandonata dalla Pirelli, è stata un po' rimpiazzata da altre fabbrichette con fortuna alterne. Il seguimento inizia qui, il miglior tempo ce l'ha Nibali con 20 minuti qualcosa, cioè 30 di media su 9,8 km al 4%, un devasto. Usaccio. C'era lui che saliva. C'è la componente di fuori seduto. Al doppio dei miei batteri. Sì. Ma io non riuscivo a finire. Esatto. Non ho staccato il tempo del Flanders. Se ne fotte. C'è il tempo automatico strano. Strano, perché qua. E quindi abbiamo fatto questa salita di prova, così abbiamo messo intanto delle bandierine. Abbiamo qua Davide, Ignazio. Allora, vi spiego un attimo quello che è successo. Abbiamo due esempi di due persone totalmente opposte come caratteristiche.
Ignazio ha forza nelle gambe e mai non ha fiato. Davide, che è un fondista, ha un sacco di fiato, fa la mezza maratona, insomma fa queste cose, ma non ha forza, dai gambine che ha. Che succede? Sta salita in canna e ha dei saliscendi, cioè la prima parte di salita di un 10-12 minuti. Poi viene interrotta con un falso piano, in mezzo c'è una discesina, in cui si tocca anche i 50 pedalando. Poi risale, un altro falso piano e poi un pezzo duro nei tornanti e poi ancora falso piano arrivo. Succede che Davide è limitato dalla forza. Cioè lui di fiato non ha problemi, la potrebbe fare altre tre volte magari. Però di forza, appena lui cerca di mettere un rapporto più duro e fare velocità, non riesce a fare velocità e quindi rimane piantato lì, con un ritmo che è basso volendo. Invece Ignazio, vedete che polpaccione da calcetto, Ignazio ha molta forza nelle gambe rispetto all'allenamento che ha, ma non ha alcun fondo, quindi lo sentite molto affaticato con il fiato, cioè proprio pesante, e ti fa capire che a livello aerobico già è arrivato. E se forza se ne va in acido lattico. Anche Davide si indurisce le gambe, ma per mancanza appunto di capacità lattacide, anche perché lui soffre anche un po' l'acido lattico, non è uno che lo regge bene. Niente, invece io di esperienza mi sono gestito e sono arrivato. Comunque come tempi ho fatto, che ne so, 31:40 circa, dove vedremo su Strava, e loro due hanno fatto 40 secondi in più. Uno pesa 58 kg, tu quanto pesi? 64,3. E oggi come rapporto peso potenza Davide ha fatto meglio, perché pesa meno a pari potenza, però questa non è una salita di rapporto peso potenza mi dispiace. Va bene, ora facciamo questo falso piano in mezzo ai colli, attraversiamo i colli Sarrizzo qui nella zona di Messina, e poi faremo la discesa. Quello lì è il Mar Tirreno, ora giriamo a destra e ci sarà il Mar Ionio. E ripeto, Mar Tirreno, alla mia destra, stretto di Messina, Mar Ionio, occhio. Ci credi che paradossalmente in questo momento mi sento meglio? Ma certo, lo so, ma... Cioè mi sento più fluido nelle gambe. Le salite secche nella bici non sono sempre facili da interpretare, poi questa non era costante. La salita costante è di regole, riscaldi per 10 minuti, entri in ritmo nei primi 5-6 minuti e vai. Queste erano due salite in una. Okay. Prima salita di un quarto d'ora, pausa, la ripartenza non so quanto dura. Ah, io giro fiato, cioè nulla, inesistente. Lo so, non si sente. Lui che aveva, non ti sto scherzando, almeno 190 30-40 battiti in più dei miei. Sì, ma lo sentivo con la fiato. Lui è 140-150, ma lui era prova storica. Sì. Però lui... Lui contava i rapporti. Sì, io no. Io trombuleavo tutto col cambio. Allora, la media l'ho fatta a 100. Con un motore piccino, due cance in pomaccio. 30-30-30-30-30-30. Sì. Capito? Proseguiamo sui colli. Andiamo verso Castanea per scendere da lì e poi farci altri 15 km di pianura. Ciao! Oggi una bella specorata, salutiamo i nostri colleghi, salve! Salve! Inizia a fiare, poi è zero. Tu sei fresco. Però niente. Non c'era il cambio di passo. Sì. Siamo arrivati alla discesa di Castanea. Carabinieri a sinistra, noi andiamo a destra. Seguiamo i cartelli. E qui in pratica usciamo alla massa che abbiamo fatto l'altra volta. Nel giro delle masse noi siamo svuoti da destra, la fontana antica è a destra, noi giriamo a sinistra, qua c'è la casa rossa. Oh, ma il sole? Il sole ci ha salutato.
Macchina. Occhio camion. Stai lì, stai lì, stai lì. Spinge a destra. Magro infame segnato. Vendicato. Ciao.